Bentornati con Super Mario Galaxy. Io sono DFDL e oggi continuiamo. Punto. C'è il solito Todd Postino che ci darà la lettera. Fuck Mario, non devi fare il salto in lungo. Che ci darà la lettera dalla principessa Peach con le 5 one-up solite, bla bla bla. Sì, c'erano 5 funghi one-up, la principessa è premurosa, ad ogni modo, bla bla bla. Solita roba. No, fuck. Volevo fare una cosa abbastanza interessante. Oggi, se non ci sono comete in mezzo... Intanto il mondo 1 è completato, no? Vedete? Il mondo 1 è completato. E vai. Se non ci sono comete in mezzo ai Coconos, andrei a fare il boss del mondo 3. Si passa da qua per fare il boss. Comunque da completare ci manca solo questa. Nel mondo 3, nel mondo 2 ce ne mancano due. Vai in questa galassia, flotta navale di Bowser Jr. Bel livello, ma... Mega Robot Martellante. Bla bla bla, solita roba, bla bla bla. Questo è carino come boss, ma... Ma, punto. Occhio a sti cosi. Dammi le tue astroschegge. Fuck. Allora, Yoshi, mi serve il tuo aiuto. Ok, andiamo qua. Si possono mangiare. Fuck you. Si possono mangiare questi. Ovviamente quando non sono elettrificati si possono mangiare. E adesso mangiamo e spariamo. Te ti mangio e sparo. Te ti mangio e sparo. Ti mangio, sparo di là magari, evitando ovviamente le bombe il più possibile. Sorry Yoshi, mi sa che sono morto. Una vita. Corri, scappa, c'è il pallottolo Bill. Allora, quella statua là dovrebbe darci una vita, vero? Oh yeah. Sono morto nel modo più stupido che potevo. Il modo più stupido per morire. Ragazzi, in questo gioco, se cercate una morte stupida, ecco, ve ne ho appena mostrata una. Tu crepa. Martel cupa. Ok, la vita potrebbe essere utile. Qua aspettiamo i pallottoli Bill. Bullet Bill. E li spariamo lì. Poi lecchiamo la leva. Compaiono le navi. Sono carine ste navi, mi piacciono. Mi piacciono queste navi. Adesso se si degna di arrivare all'altra piattaforma, grazie. Tu Martel Koopa, evita. Vabbè, muori. Ok, prendiamo la medaglia cometa, come sempre. Voi pallottoli Bill, potete andare...
Volevo fare una cosa epica. Non mi è uscita. Fuck. Mario. Ma... chi se ne... dell'energia. E questo è il boss. Semplicemente. Ho troppo lontano il microfono. Adesso dovrebbe andare. Oh yeah. Guardate come si sente bene la mia voce. Hai la testa dura, eh? Allora azionerò il mio robot mentre rimango seduto al posto di comando. Visto che ci tieni tanto ad avere una mega stella, vieni a prendertela se ci riesci. Bowser Jr. è epico. È uno dei miei personaggi preferiti di Mario. Ma ancora con sta storia del preferito. Te vai là. Te vai. Fuck. Te vai di là. Allora, adesso possiamo stare ancora fermi, eh. Fuck. Perché l'hai fatto? Chi te l'ha ordinato? Chi ti ha dato il permesso di farlo? Ok, adesso bisogna fare una cosa abbastanza complicata. Allora, troviamo una stella da qualche parte? Che ne dici, Yoshi? Di trovarmi una stella? Lol, è iniziato il filmato mentre ci stava arrivando addosso un pallottolo Bill. Adesso dobbiamo solo stare fermi. Prendere e buttare via. Prendere l'altro, buttarlo via, poi fare questo. L'avevo colpito. Per sbaglio l'ho colpito. Allora, prendere il primo, buttarlo via. Prendere il secondo, fare questo e intanto sparare. Vabbè, dovevo sparare dopo, dovevo tenerlo. Vabbè. Adesso comunque basta stare fermi. Colpito. Morto. Boom. Finita la battaglia. Ed ecco là la mega stella. Ma come ci arriviamo? Perché se ci buttiamo in mezzo, ovviamente, non è proprio un'idea fantastica buttarsi. Intanto rubiamo queste astroschegge perché ce le offrono così gentilmente. Perché buttarle via? Ta-da-da. Ho battuto Bowser Junior. Ho preso la mega stella. Mo' la gente che passa fuori pensa che sono un impazzito. Perché non lo sapete, ma nel vicinato non lo sanno che io sono un let's player. Almeno penso che non lo sappiano. Quindi la gente che passa qua davanti mi sente parlare da solo e pensa che sia un pazzo. O roba del genere. Flotta navale, bla bla bla, medaglia cometa, astroschegge, no comete burlone, please. Ben fatto amico, questa è la tua terza megastella. Bene, siamo pronti per superare i limiti spazio-temporali, quei tipi si trova ancora là da qualche parte. Al prossimo mondo, comandante. Sai che tra un mondo e l'altro mi sembri assolutamente un capitano ovvio? C'era pure un corretto che te lo diceva dopo il mondo 2. Sei un capitano ovvio, perché è ovvio che Peach è con Bowser, è ovvio che Bowser è da qualche parte nell'universo, no? Oh fuck. Qua c'è una galassia estremamente odiosa.
Abbiamo fatto tanta strada e tutto questo grazie ai tuoi sforzi. A te il timone, comandante. Dati il gioco salvati, bla bla bla. Tu sei uno sfavillotto, ma ti chiamerò dopo. Galassia colossale. Questa mi piace. È fatta tutta... Vabbè, tra un po' lo vedrete. Galassia colossale, grandi torcibruchi per grossi guai. Wow. Siamo a 10 minuti di già? Ci ho messo così tanto a fare il boss? È tutta gigante, ma soprattutto ci sono tutti elementi da... Tutti elementi da tipici di Super Mario Bros. E comunque c'è una stella. E questi Goomba non sono imbattibili, Goomba giganti. E rilasciano un bel po' di astroschegge che cadono nel vuoto, ovviamente. E là c'è già la medaglia cometa, già all'inizio del livello. Sì, vedete? Ci sono i blocchi mattone, i blocchi col punto interrogativo, le monete giganti, i blocchi indefiniti, i tubi. Bellissima sta galassia. Mi piace, perché mi ricorda i primi di Super Mario. I primi giochi di Mario. Qua bisogna fare il salto a parete, cosa che ho appena fatto e non vi ho detto. Vedete, ci sono anche le piante che escono dai tubi, come nei primi giochi... Nel primissimo gioco... Fuck! Vabbè, ci si può salvare in qualche modo. Ah, la tecnologia. Che non c'entra niente in questo caso. Qua bisogna fare il salto in lungo. Qua aspettiamo che si alzino e andiamo qua, in mezzo. Poi gli facciamo un bel salto a parete addosso. Perché qua sopra ci sono un po' di astroschiegge. E una vita. Dopodiché ci lasciamo cadere perché lì c'è un bel checkpoint. Fuck. Tempismo. Vedete, ci sono le tartarughe. Andiamo più avanti possibile, poi usiamo il trottolapano per abbatterle. Dobbiamo abbatterle tutte, ovviamente. Non ve l'ho detto, ma bisogna ammazzarle tutte. E vai. Chi c'ha voglia di farsi il giro del pianeta, però? Qua dentro ci sono tantissime astroschiegge. Sì, in questa galassia si faranno tante astroschegge. Tante, tante, tante. Uno sfavillotto gigante. Le pirouette funzionano anche con quei tipi grossi. Ci farò qualche modifica al computer per questa voce, perché mi è venuta veramente da schifo. Allora, prendiamo questo e poi facciamo una serie di salti in lungo per prendere monete. Non che ci servano le monete, però. Adesso voi scendete gentilmente. Ok. Poi invece se riusciamo a salire lì sopra siamo spacciati comunque. Allora tu crepi e mi lasci le tue astroschegge. Vedete, tutto gigante, tutto Super Mario Brosesco proprio. E adesso finiamo su questo pianeta. Prendiamo prima la stella segreta. Che praticamente dobbiamo fare giardinaggio per la stella segreta. Dobbiamo fare giardinaggio.
far crescere tutte le piante, tutte. E una volta fatte crescere, cresce un'altra pianta che ci porta alla stella segreta. Ta 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 ta. Non so che dire, quindi faccio ta ta, l'ho già fatta sta battuta. Stella nascosta, Mario in fiore, medaglia cometa, bla bla bla, astroscheggio ovviamente, monete. Fuck. Ah no, meno male. Niente comete burlone. Ho parlato troppo presto, vero? Già. Mappa dei mondi, andiamo al mondo 3. Regno di lava di Bowser, una cometa burlona. Ma in questa galassia. Yuhu! Una cometa burlona. E vai. Mi è apparsa una cometa burlona. Folle corsa nella lava. Non bisogna ribattere il boss. Bisogna solo arrivare alla stella che è là in fondo da qualche parte. Non mi ricordo esattamente dove. Ed è la folle corsa, ma quella con gli orologi. Crepa. L'ultima volta che ero passato qua ho dovuto commentare in post. Dobbiamo fregargene altamente del... di tutto, bisogna solo arrivare alla fine in fretta e prendendo gli orologi ovviamente. Poi prendiamo gli orologi. Fuck you. Tu crepa e vai. Non rubiamo astroschegge. Fuck. Sto leggermente morendo, ragazzi. E fuck. Solito montaggio musicale, se per caso. Anzi no, adesso ci rivediamo là. Ah già, giusto, sono arrivato. Mi ero dimenticato di continuare a commentare, scusate. Vabbè, riprenderò prima ovviamente. LOL. Comunque, prendete tutti gli orologi possibili. Tutti gli orologi che trovate in giro, prendeteli. Non ne saltate manco mezzo. E fregatevene ovviamente delle vite. Se le prendete per caso non succede niente, anzi meglio. Comunque coi funghi rossi, se avete già la vita a 6 al massimo, non vengono sprecati perché vi danno una vita. Comunque non vengono sprecati. Dai, sì, forza.
prendi la stella e vai. Ce l'ho fatta. Ero talmente concentrato che mi ero dimenticato di riprendere a commentare. LOL. Galassia completata, astroschegge, monete, dati di gioco salvati e possiamo andare avanti. Ecco, questa era la cosa LOL che volevo fare prima. Quanto siamo? 21 minuti, no? Mi fermo. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate. Intanto il mondo 2 l'abbiamo finito, no? No. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate e seguite la Let's Play. Noi ci vediamo la prossima volta con Super Mario Galaxy 2. Ciao!